Da dove inizio? Se volete partiamo da un anno e qualcosa fa, o forse anche un po' di più. Avevo una cosina che mi ronzava nella testa, che però evitavo perché dicevo: ma no, non devo fare queste cose, non è giusto, perché poi diventi come tutte le altre, perché poi questo, poi quello, poi quell'altro. Finché un po' di tempo fa ho fatto una visita con una persona che mi ha ispirato molta, molta fiducia. E ho detto: scusate, ma io finora non lo sto facendo. Per me o per gli altri? Nel momento in cui mi sono resa conto che io non stavo facendo qualcosa per qualcun altro, ho detto: alt, non mi sono mai fatta influenzare da quando ho l'età di 14 anni, che ero in un ambiente molto particolare, che era l'accademia. Ora io a 25 devo farmi influenzare da eventuali commenti, eventuali critiche, eventuali cose. No, non me ne frega nulla. E poi ero così contenta, uscita da quella visita, che mi sembrava quasi di fare un torto a me stessa a togliermi quello spicchio di felicità, quella cosina per stare ancora meglio con me stessa. Io lo so che a voi faccio tanti discorsi, voi per questo mi giudicherete ipocrita, falsa, tutto quello che volete. In realtà era solo un pallino che avevo da un bel po' di tempo e che ho deciso di fare per me, per stare meglio, per vivere meglio il mio corpo e perché, boh, ho anche l'età e la consapevolezza per poterlo fare serenamente, credo. Quindi ero in paranoia perché ho detto: oddio, adesso a loro come glielo dico? Magari non glielo dico, magari temporeggio fino a quest'estate. Poi ho detto: vabbè, ma sti cavoli, chi mi segue mi apprezza come sono. E io ho fatto una cosa che mi rendeva felice, l'ho fatta stamattina, ho avuto un grande sostegno dalle amiche, quelle vere, 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 che non è che mi sono state vicine di più. E niente, raga, sono contenta e penso abbiate capito, no? In compenso, l'outfit di oggi è davvero molto fashion. Non so Sì, se vi ma tu non hai le piace. parigine come le avevo È io. Mi una fantasia molto dispiace. carina. E niente. Ah, un'altra cosa mi sono scordata di dirvi: che tra le varie fissazioni che mi erano venute, ci tengo a precisare che non c'entrano nulla i ragazzi. Che non è una cosa fatta così, ma semplicemente avendo fatto anni e anni d'agonismo è un po' complesso come discorso, è un po' più ampio, quindi non ve lo farò tutto ora. Però diciamo che mi si era bloccata un po' la crescita e sono andata semplicemente a rendere il tutto più proporzionato. Ovviamente adesso non vi faccio vedere nulla, sorpresa, Non si vede manco, non si cioè, vede neanche perché stiamo sono stata domandando per fasciata. quale motivo Giulia si è operata. Non si vede neanche, cioè è veramente una roba a livello di proporzioni che migliora un pochino e basta. Ho anche la camera con vista, tra l'altro. Guardate che meraviglia. Comunque, io sto bene, a chi mi sta chiedendo come sto, sono contentissima perché mi stanno arrivando, non so come, non me l'aspettavo, giuro, tanti messaggi davvero belli e volevo dirvi, magari ve ne siete accorti, non c'è neanche bisogno di sottolinearlo, che ho due angeli custodi. Qui ne abbiamo una, qui abbiamo la seconda, una è nera, l'altra è bianca. Mezza bianca un po' Grigia. sporca, Ah, mezza però sul sporca. video sembri bianca. L'occhio è nero però. Infatti Ok, è nero.